diciamo che dando grazie ancora per essere in così pochi giorni di nuovo qui in assemblea tutti quanti per discutere e andare oltre una situazione che è una situazione, come dire, di stallo, di blocco. Desidero di trovare una sala un po' più larga, perché anche, come dire, la partecipazione ci diventa difficile in questo momento. Io, come dire, oggi mi trovo qui chiamato, perché se non cominciamo a dire le cose con estrema chiarezza, Peppe, con estrema chiarezza, perché è giusto che io e te abbiamo rappresentato e rappresentiamo qualcosa in questo congresso, in quel congresso, e credo unire come amministratori dei nostri territori. Però se siamo oggi qua, io e te, c'è un motivo, c'è una ragione. E un partito è fatto soprattutto di uomini e donne che costruiscono determinati percorsi. Altrimenti, se non riusciamo a capire che i percorsi si costruiscono insieme, questo appello, come dire, all'unità resta sempre un appello, ma non si riesce mai a concretizzare. Io, come dire, l'altra assemblea, l'assemblea che ci ha visto assemblea del 20 dicembre, io ho cercato, come dire, di non oggi, dopo l'appello del presidente e del mio avversario, diciamo così, politico, ma mio amico, mio stimato amico, Peppe Rosito, ma già allora avevo cercato di costruire un partito che andasse all'unità, concordando prima di andare in assemblea un percorso unitario. Ma figuriamoci se un segretario, come dire, non cerca e non vuole ricercare l'unità di questo partito. Figuriamoci se, come dire, anche fare un passo indietro rispetto a determinate questioni per trovare l'unità e per ricercare l'unità non sarebbe, come dire, la cosa migliore. Ma io, come dire, non riesco poi più a capire i passaggi, i ragionamenti che si fanno, perché su questo abbiamo anche parlato e discusso ieri sera, e avete discusso fino adesso. Oggi io mi trovo qui con una presentazione di mozione di sfiducia al segretario. Vi avevo chiesto, ragioniamo, ritirate la mozione di sfiducia e ragioniamo. Ragioniamo tra due ore, tra cinque giorni, tra un giorno, ma i tempi li ha dettati il Presidente sulla questione della convocazione di queste assemblee, che ci vedono qui a discutere di questo e non dei problemi del territorio, non dei drammi del territorio. Perché a questo si potevano aggiungere, se volevamo discutere, anche altri ordini del giorno. Però credo che superare questa fase oggi e tendere all'unità sia l'interesse di tutti. Ma non ne possiamo fare una questione di tempistica, o non ne possiamo fare una questione di diktat, o non ne possiamo fare sul fatto di rimettere le parole in bocca e dire tu devi dire così altrimenti noi ci torniamo indietro. Perché il problema serio qui è che non ci fidiamo più l'uno dell'altro. Allora c'è bisogno di un percorso unitario da fare, facciamolo insieme, ma il film lo dobbiamo vedere tutti insieme e la fine la dobbiamo vedere tutti insieme. Dobbiamo essere partecipi a questa costruzione di questo percorso tutti insieme. E voglio dire, il segnale io lo sto dando, io non è che come dire, sono, me l'ha prescritto il medico di fare il segretario provinciale, me l'hanno chiesto le persone, me l'hanno chiesto i dirigenti politici di questo partito. Guardate, la cosa più brutta sapete qual è?
La cosa più brutta è, io ho fatto il consigliere comunale e ringrazio quindi i dirigenti del mio paese per aver avuto fiducia in me. Ho fatto il segretario del partito del circolo di Pareto, perché c'è stata, come dire, una prospettiva in quel, e ho fatto il sindaco, faccio il sindaco a Pareto. Prima che, come dire, cominciasse questa guerra in questo partito, io rappresentavo per provincia di Caserta anche una cosa bella. Cioè io, come dire, ero il sindaco anticamorra. Da quando è cominciata questa guerra interna, io sono diventato, sono diventato quasi una persona che parla con i malviventi. E la cosa che più mi fa stare male è che nessuno di questo partito ha preso una posizione su questo. Perché guardate, il segretario della Malavita, io sono il segretario, ma la Malavita poi chi è? Nessuno ha detto una parola su questo. Allora dico, ma oggi di che cosa io mi devo, che cosa dobbiamo costruire insieme? Se non c'è stato nemmeno un segnale su questo, al di là delle cose che ci vedono divise, al di là delle questioni che ci vedono divise, ma se non ci difendiamo almeno su questo, c'è un problema. Perché oggi tocca a me, probabilmente domani può toccare a qualcun altro. E siamo arrivati, ragazzi, ai termini in cui quasi doveva mollare qualche osso, ma io, credetemi, qua siamo arrivati a dei termini in cui io non penso che questo partito meriti di affrontare delle discussioni in questo modo. Allora, mi si chiede l'appello di responsabilità, ma scusate, ma quando ve l'ho chiesta io la responsabilità, allora cerchiamo di arrivare a questa responsabilità tutti quanti insieme. Io sono disponibile a fare un ragionamento con tutti per arrivare a questo, a una posizione condivisa e unitaria tutti quanti insieme. Ma su queste questioni non transigo, perché questo partito mi sta facendo avere problemi, non questo partito, il PD, ma c'è una classe dirigente qui che mi sta facendo avere problemi con la mia famiglia, con la mia gente, e nessuno dice niente. Allora dobbiamo fare l'appello all'unità, facciamo, perché Raffaele, che è un bravo ragazzo, e che si va a dire a Roma che è un bravo ragazzo ma che è manovrato, c'è un problema anche qui, perché fino ad oggi, io questo vi voglio dire, fino ad oggi chi ha fatto parte di questa manovra sono le prime persone che hanno fatto un documento di sfiducia a me. Allora io, come dire, io ho l'esigenza, facciamo l'unità, non la facciamo, votate la sfiducia, non la votate, quindi, come dire, oggi deve essere un giorno di chiarezza tra di noi, poi farete le dimostrazioni di forza, farete le dimostrazioni dei numeri, ma oggi deve essere un giorno di chiarezza tra di noi, indipendentemente dalle nostre posizioni, perché domani chiunque ci sia qui, ma dobbiamo essere più forti di ieri. E questo può venire solo con un chiarimento franco, chiaro, sincero tra di noi. Perché chi ha giocato e chi gioca solo, che ha la candidite, mette in difficoltà tutti in questo partito e cerca di giocarsi una partita sempre, comunque, personale in questo partito, lo sta affossando questo partito. Lo sta affossando! Noi di questa gente, io parlo ai delegati, parlo ai membri dell'assemblea adesso, a noi abbiamo un compito, abbiamo con Peppe, abbiamo un compito, quello là di costruire un partito radicato in questo territorio. Abbiamo il compito di costruire un partito in cui non ci sia più l'ombra, non lo è mai stato, ma sta calando un'ombra del sospetto tra di noi. Allora facciamole. Tutte le chiarezze necessarie. Io spero che con tutti gli interventi noi ci chiariamo sulle responsabilità,
su chi c'è stato e chi non c'è stato, su chi ha deciso determinate linee e chi non le ha decise, perché io, come dire, mi rammarico di una cosa, e la mia responsabilità, credetemi, è stata una, la mia grossa responsabilità è stata una, quella là che facendo l'amministratore locale, facendo il sindaco, ho delegato troppo, è vero, però delle due una. Se io ho delegato troppo, ci sarà qualcuno che ha organizzato, ci sarà qualcuno che ha manovrato, e non si può scaricare la responsabilità su una o sull'altra persona. La responsabilità ce la possiamo prendere insieme e ce la dobbiamo prendere insieme. Io, come dire, salvo coloro che in segreteria non c'erano. Su questo, come dire, ve ne do atto, ma persone che comunque hanno governato il partito insieme a me e hanno deciso insieme a tutti i membri della segreteria determinate cose, oggi non possono prendere una strada e chiedermi la sfiducia, perché la chiedono a loro stessi la sfiducia, la chiedono a un percorso che hanno creato loro. Io, Presidente, io, come dire, credo che noi, se ci vogliamo capire o meno, anche perché dall'ultima assemblea le richieste forzate di dimissioni, no, da parte probabilmente di qualche politico che è cresciuto anche in provetta, che probabilmente non ha fatto mai i conti a chiedere il voto con una persona, perché ho sentito una serie di interventi che probabilmente anche con un poco di superficialità non capiscono la situazione qual è, si fanno imbeccare ancora. Oggi abbiamo la necessità, secondo me, di chiudere questa pagina che non ho voluto io, che non ho voluto, di portare pagina che non ho scritto io. In questi 20 giorni ne abbiamo viste e sentite di tutti i colori, e con i giornali, guardate, la ricostruzione dei fatti, ci sono nomi e cognomi per i fatti. La cosa drammatica è che o riusciamo ad essere uniti e superare questa fase con una proposta molto semplice. Può essere giusto, può essere sbagliato, perché fino a prova contraria, lo dico chiaramente, il segretario sono io e il presidente sei tu, presidente. Se insieme, da qua a una settimana, riusciamo a tracciare un percorso, io sono d'accordo a farlo. Facciamolo insieme, dopodiché, se abbiamo costruito una prospettiva che è la prospettiva unitaria e la discutiamo con tutti in assemblea, andiamo avanti. Se non è questo, in quell'assemblea faremo i conti. Grazie.